La storia archeologica di Santo Stefano di Camastra, descritta e raccontata nel primo volume dei quaderni di archeologia nebroidea curati dall'associazione Restart, presieduta da Vittorio Alfieri. La pubblicazione è stata presentata nella splendida location dell'antica fabbrica dei fratelli Gerbino, alla presenza tra gli altri dell'onorevole Marcello Greco, presidente della Commissione Cultura all'ARS. Il testo analizza le scoperte archeologiche rinvenute nel territorio della città delle ceramiche, la necropoli siculo-greca del V secolo a.C. in Contrada Ria, ai confini del territorio di Caronia, la villa romana e l'abbazia basiliana di Contrada Vocante e l'avamposto militare frequentato dai Mamertini di Monte Trefinale. Un universitario, anche se preferisco sempre dire un impiegato della pubblica amministrazione, non è che gli universitari abbiamo cose in più degli altri. Purtroppo dimentichiamo che noi svolgiamo un servizio pubblico e riteniamo invece di svolgere dei servizi superiori, caro Evald. Sono amico di Evald da più di 30 anni. Io volevo incoraggiare questi giovani che hanno fatto questa bella iniziativa. Non conosco ovviamente la pubblicazione perché ancora non è completamente definita e disponibile, e vi voglio incoraggiare perché oltre 30 anni fa eravamo giovani come voi, forse ancora più giovani, e ci mettemmo assieme per creare un centro di studi medievali, come Eva ricorderà perfettamente, e ci prendevano in giro tutti. Gli affermati scienziati nel sapere, gli affermati uomini delle istituzioni. Bisogna andare avanti lo stesso, pur avendo di fronte difficoltà assolutamente enormi. Non bisogna scoraggiarsi, anche se tutte le condizioni spesso sono contrarie, e Ogni centimetro che si riesce a costruire in una terra come la Sicilia è una vittoria particolare. Diceva Indro Montanelli che già essere italiani è un atto di coraggio. Immaginate essere siciliani o volersi occupare in Sicilia di fatti culturali. Le risposte politiche di questi che hanno anche l'ardire di dichiararsi innovatori e modernizzatori, sono di nuovo la bellezza di 20 milioni di euro di cantieri di lavoro con contratti di 3 mesi, come abbiamo letto oggi sul giornale, di 600 euro al mese l'uno, i tanto vituperati e odiati cantieri di lavoro che già hanno ucciso intere generazioni. Questa è la risposta del nostro governo regionale strategica. Mentre chiudiamo le biblioteche, i musei, perché non ci sono i soldi manco per pagare la bolletta della luce. E allora, dicevo prima al Presidente della Commissione Cultura, ma di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Quando ci permettiamo di perdere decine di milioni di euro di fondi comunitari nel settore dei beni culturali?